Certo, raggiungere la meta li ripagherà dei disagi, ma è anche certo che è la città di Salerno a farci davvero una brutta figura. In piedi, sotto un sole cocente ed una temperatura che superava di parecchio i 30 gradi, centinaia di persone, donne, bambini, anziani e anche disabili, in fila per salire sulla barca senza nessun comfort. Una storia che si ripete ogni anno e che puntualmente vede i viaggiatori delle vie del mare costretti ad attese lunghe e snervanti e a volte anche pericolose sotto il sole cocente delle estati salernitane. Uno spettacolo indegno, ci dice qualcuno. Basterebbe mettere una protezione dal sole, un tendone, ma anche un ombrellone, già si garantirebbe un minimo di comfort a chi, e sono sempre di più, sceglie Salerno come base per poi spostarsi verso la costiera amalfitana. Un contesto non sicuro e igienicamente non certo esemplare, con un'accoglienza garantita alla buona che solo a fine luglio, per esempio, ha visto l'apertura dei bagni. Scambi d'accusa su chi dovrebbe garantire i servizi, con la compagnia di trasporto Travelmar che dice di aver fatto il suo investendo oltre 30.000 euro, accusando l'autorità portuale di aver abbandonato gli operatori al loro destino. Autorità portuale consapevole dei disagi causati anche dalla fase transitoria che sta attraversando. Intanto di punto mare al masuccio salernitano si parla da anni, si parla solo e le scene che si vedono invece sono sempre le stesse. Si dovrebbe partire d'inverno per allestire una degna accoglienza ed invece si arriva d'estate, inoltrata con un nulla di fatto. La speranza è che con l'entrata a regime del nuovo sistema concessorio qualcosa cambi, ma cambi davvero.